il tema di come recuperare alla società civile chi per una serie di motivi no, si trova in condizioni di essere carcerato è un problema fortissimo. Ce ne dimentichiamo spesso, sono esseri umani anche loro e nel nostro lavoro crediamo che dare loro una opportunità, in particolar modo insegnando dei mestieri, quindi aiutandoli a recuperare quelle competenze di cui hanno bisogno per restituirsi alla civiltà ordinaria, per noi è un dovere morale e vogliamo sempre aumentare le risorse al servizio di questi progetti. Il corso è stato rivolto alle detenute donne di Sollicciano, direi un'iniziativa gustosa ma anche un'iniziativa che io spero possa essere fruttuosa per il futuro inserimento lavorativo. Nell'ambito delle politiche gestionali della direzione di Sollicciano, questo corso di seconda chance finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze si inserisce perfettamente perché noi stiamo investendo molto nella possibilità in termini di orientamento al lavoro, nella possibilità di reinserimento nell'ambito enogastronomico. Quindi anche questo corso si inserisce perfettamente in questa occasione di matching che vogliamo creare tra il dentro e il fuori, ovvero sia l'offerta, la richiesta di lavoro in questo ambito enogastronomico è alta, forse l'offerta non è altrettanto alta, quindi noi cerchiamo di fare entrare all'interno del carcere, di fare proprio collegare la domanda di lavoro con l'offerta di lavoro, quindi un'ottima opportunità. Esperienza veramente molto interessante, naturalmente differente da quelle che facciamo tutti i giorni, però io insieme ai miei amici abbiamo accettato proprio perché ci sentivamo un po' in dovere di insegnare una delle poche cose che sappiamo fare, cioè cucinare, provare almeno a farlo a delle persone che un domani potrebbero farlo e che si trovano in una situazione di momentanea difficoltà. Dal punto di vista umano ho apprezzato tantissimo questa esperienza, spero si possa ripetere, spero che possa far comodo anche alle ragazze un domani che usciranno da Sollicciano. Questi sono corsi di formazione che diciamo danno alle persone che partecipano un attestato, quindi questo attestato verrà inserito nel loro bagaglio curriculare, nel loro portafoglio che potranno diciamo poi sfruttare una volta che staranno fuori, sempre ammesso che vogliano poi diciamo affacciarsi al mondo dell'enogastronomia, però la nostra speranza è quella, noi insomma dobbiamo dare speranza alle persone che poi usciranno fuori anche per abbattere la recidiva. Per ogni lezione era un antipasto, un primo, un secondo e un dolce, quindi comunque fate il conto, sono 8 ricette moltiplicate per 4, quindi insomma ne abbiamo fatte abbastanza, dalla pasta fresca ai dolci, a biscotti vari, a zuppe, pesce, carne, hanno visto diversa roba. Si parte con piccoli step, no? Piccoli passi poi per costruire qualcosa di più importante, quindi è una rete che va sicuramente potenziata, che va consolidata, confidiamo anche nella prossima amministrazione comunale per proseguire un dialogo che è stato molto intenso con la precedente in termini di consolidamento di politiche del lavoro.